Sì, funziona, si sente? Sì, direi di sì. Invece grazie a voi, io vi ringrazio moltissimo per l'invito molto gentile, in particolare ringrazio tutti gli organizzatori ovviamente, ma diciamo in particolare Nicola perché è stato il mio referente insomma, per chiarire ogni punto, ogni dettaglio relativamente alla mia partecipazione a questo convegno. Dunque, il mio intervento appunto riguarda un filosofo Theodor Sigmund Adorno che in qualche modo si forma negli anni, gli anni di Weimar, ma il cui lavoro maturo si sviluppa successivamente, ma che per l'appunto trae dall'esperienza di quegli anni, appunto che è l'esperienza con gli anni della sua formazione, stimoli decisivi per lo come spero possa emergere nella mia relazione, stimoli decisivi per lo sviluppo anche del suo pensiero maturo e soprattutto, questo è l'argomento particolare della mia relazione, la mia relazione si incentra sulle sue interpretazioni di due personaggi importanti per il clima di Weimar, Nietzsche che come sappiamo è un personaggio di culto, no? Il culto di Nietzsche è il titolo di un libro di Temes di quell'epoca, e Spengler che in qualche modo rappresentò forse il personaggio, l'esponente più, se non più importante, comunque più noto di quell'atmosfera che è stata rievocata col termine di Kulturkritik, Kulturpessimismus dell'epoca. Dunque, che momenti o aspetti della realtà della cultura non completamente veri possiedano ciò non di meno un senso o un valore di verità è quella che definirei qui programmaticamente, diciamo, una delle tesi fondamentali del pensiero di Adorno, laddove per tesi fondamentali non voglio alludere tanto a contenuti precisi della sua filosofia quanto a quella che definirei una sorta di struttura di base fondamentale per l'appunto, che è dato ritrovare a vari livelli in tutti gli aspetti della sua multiforme produzione intellettuale, produzione multiforme perché Adorno, oltre che filosofo tra i più importanti del Novecento, fu anche sociologo e soprattutto musicologo, viene considerato spesso il principale filosofo della musica del Novecento e fu compositore egli stesso, allievo di Alban Berg, a sua volta allievo di Arnold Schoenberg. Quindi si ritrova a vari livelli in tutti gli aspetti della sua multiforme produzione intellettuale. Per la verità credo si possa dire che una tale struttura di base o schema fondamentale, se posso chiamarlo così, non sia prerogativa del solo Adorno, ma per certi versi contraddistingua buona parte del pensiero dialettico, e questo perché probabilmente è un tratto caratteristico del pensiero dialettico, in virtù del predominio accordato al regime logico della negazione determinata e in virtù della sua natura essenzialmente olistica, comune a molti rappresentanti di questa tendenza, seppur chiaramente in modi e forme differenti, appunto è un tratto caratteristico il conferimento di una funzione di verità relativa o parziale a fenomeni che alla fine si rivelano falsi, o più precisamente non veri, o meglio ancora non interamente veri. Un olismo dialettico, dunque, tale per cui la verità nel suo pieno dispiegamento si può cogliere soltanto uno sguardo capace, o che pretende di essere tale, di cogliere il reale nella sua totalità. Il rinvio qui più ovvio e facile è ovviamente alla proposizione hegeliana il vero e il tutto, che Adorno capovolge in Minima Moralia in il tutto e il non vero, ma non mi soffermo su questo, la cito solo perché è un passo celebre di Adorno, non mi soffermo specificamente su questo capovolgimento di senso. Quindi, uno sguardo capace o che pretende di essere capace di cogliere il reale nella sua totalità. E quindi un olismo tale per cui i singoli momenti del processo vengono ad acquistare una specifica rilevanza veritativa, ancorché parziale, se confrontata alla verità di quel tutto o intero, che pure nel loro essere dialetticamente interconnessi gli uni con gli altri, essi vanno a costituire. Dunque, sulla base di questa premessa generale, ciò che cercherò di fare in questo contributo è essenzialmente mostrare la rilevanza di un tale schema fondamentale in quella significativa variazione novecentesca sul tema generale della dialettica che è stata la teoria critica francofortese, la teoria critica riconducibile a quella che viene chiamata solitamente la scuola di Francoforte, e in particolare nel pensiero di Adorno, che è appunto un pensiero dialettico. Farò ciò, dunque cercherò di mostrare tutto questo, attraverso l'analisi di due applicazioni, tra virgolette,
specifiche della tesi di quello che ho definito in principio il contenuto di verità del non vero, ovvero l'analisi di due casi, le sue interpretazioni di Nietzsche e Spengler, in cui a mio avviso tale tesi emerge nel modo più chiaro. Il presupposto fondamentale su cui, per così dire, si basa la mia argomentazione e che chiarisce il titolo che ho dato al mio intervento, comprendere e criticare, quindi il presupposto fondamentale su cui mi baso è quello secondo cui il compito della filosofia, dal punto di vista di Adorno, consiste essenzialmente di due momenti, strettamente connessi tra loro, anzi talmente connessi tra loro da richiedere la presenza di entrambi ai fini del conseguimento di una piena e vera conoscenza. Si tratta in primo luogo di quello che lo stesso Adorno, nelle sue tarde lezioni sulla metafisica del 1965, chiama il momento, cito, del comprendere ciò che ormai è, dove l'ormai è, come si mostrerà, credo, di importanza, è molto importante. In secondo luogo, quindi il secondo momento, si tratta di non fermarsi a questo primo momento del processo conoscitivo, giacché senza un necessario complemento esso risulta inevitabilmente provvisorio, parziale, unilaterale. Per Adorno, infatti, una volta comprese le ragioni profonde di ciò che è, di ciò che ormai è, ossia, dal suo punto di vista, della universale costrizione vigente praticamente in ogni epoca della storia, a questo punto si tratta di non arrendersi a questo stato di cose, ma al contrario di portare avanti la teoria in vista di una possibile uscita dalla situazione d'impasse in cui versa l'umanità. Ovvero si tratta di affiancare al primo momento, che propongo di definire esplicativo, nel senso cioè della spiegazione o comprensione delle effettive tendenze predominanti nella realtà, utilizzo qui spiegazione e comprensione in maniera libera, non dunque facendo riferimento al dibattito che qualcuno potrebbe subito venire in mente a qualcuno, tra dibattito sulla differenza tra spiegazione e comprensione, dunque tra scienze dello spirito e scienze della natura, scienze dello spirito. Quindi utilizzo il comprendere che è nel titolo in maniera, un'accezione molto generale, ecco. Ecco, a questo primo momento si tratta di affiancare un secondo momento di natura propriamente critico-trasformativa, volto a creare, cito, la possibilità di penetrare e quindi anche di spezzare il contesto di accecamento, utilizzando la profondità della riflessione filosofica come resistenza a tutta l'apparenza e l'illusione che la coscienza reificata produce. Come vedremo, nel caso sia di Nietzsche che di Spengler, a far difetto per Adorno, è propriamente questo secondo momento, laddove egli riconosce invece a entrambi un'elevata capacità di decifrazione dei fondamenti su cui poggia l'esistente. Dunque vi è, come dire, io individuo, ritengo di poter individuare una affinità fondamentale, per questo le accosto, nella lettura sia di Nietzsche che di Spengler. E la cosa si potrebbe estendere in realtà, a mio giudizio, infatti ho parlato di uno schema fondamentale che penso si possa estendere a tanti altri confronti critici di Adorno, giusto per citarne due, quelli con Heidegger sul piano filosofico o quello con la popular music da Adorno denigrata su un piano musicale. Comunque, tornando e limitandoci a Nietzsche e Spengler, che rappresentano già un materiale abbondante per una relazione, quindi a far difetto è propriamente quello che ho chiamato il secondo momento, cosa che inevitabilmente, dunque la mancanza di questo secondo momento critico trasformativo, diciamo, inevitabilmente condanna appunto alla parzialità, relatività e unilateralità le loro filosofie, se commisurate a quello che per Adorno è un concetto più pieno e completo di verità. Dunque, facendo un po' adesso il punto sulla, molto rapidamente ovviamente, sulle tesi filosofiche di fondo di Adorno, al fine poi di, quindi in generale, al fine di comprendere in particolare il modo in cui lui approccia, Adorno approccia Nietzsche e Spengler. Dunque, nella dialettica dell'illuminismo, che è in qualche modo il testo fondamentale per tutta la teoria critica della cosiddetta scuola di Francoforte, che è un libro che Adorno scrive a quattro mani nel corso del suo esilio statunitense, esilio a cui fu costretto, come Jäger e tanti altri, dalle circostanze politiche che seguirono al crollo della Repubblica di Weimar. Dunque, nella dialettica dell'illuminismo, Adorno e il suo collega Horkheimer, con il quale scrisse appunto l'opera,
offrono una sorta di ripercorrimento critico del cammino aporetico della razionalità, ossia sviluppano una lettura filosofica della storia che vuole portare alla luce le strutture profonde della cultura occidentale, quali si lasciano riconoscere e criticare nella grande crisi della contemporaneità, quindi nella grande crisi che Horkheimer e Adorno avevano davanti agli occhi e subivano sul piano dell'esperienza di vita personale. Crisi designata dai due francofortesi con la pregnante formula della autodistruzione incessante dell'illuminismo, tale per cui, quindi una autodistruzione incessante tale per cui l'umanità, al culmine del suo sviluppo economico e tecnico-scientifico, cito, invece di entrare in uno stato veramente umano, si trova a sprofondare in un nuovo genere di barbarie, come testimoniato ad esempio dal fenomeno senza precedenti del totalitarismo. Come è stato osservato, nel tentativo di individuare le ragioni profonde o, se si vuole, la logica sotterranea di un tale sviluppo perverso, Horkheimer e Adorno prendono le distanze dal marxismo ortodosso, al quale la loro formazione è in parte riconducibile, cioè Marx è una delle grandi fonti, non l'unica, ma è una delle grandi fonti della formazione di Horkheimer e Adorno, è l'istituto per la ricerca sociale che è associato all'istituto in cui si concretizza il lavoro a Francoforte della cosiddetta scuola di Francoforte, nasce originariamente proprio come istituto per lo studio del materialismo dialettico del marxismo. Poi però appunto prende una via teorica autonoma, diciamo. Quindi Horkheimer e Adorno, nel tentativo di individuare le ragioni profonde di questa situazione, prendevano negli anni 40, quando scrivono la dialettica dell'illuminismo, prendevano le distanze dal marxismo ortodosso e dalla spiegazione in termini di lotta di classe e puntavano piuttosto su una interpretazione focalizzata sul più ampio conflitto fra l'uomo e la natura, sia interna che esterna, quale vero e proprio motore della storia. L'intero corso della civiltà occidentale viene allora letto dai due autori come una vicenda che nasce e si sviluppa sotto il segno dello sfruttamento della natura, essenzialmente a fini di autoconservazione. Ciò che gli uomini vogliono apprendere dalla natura, si legge infatti nella dialettica dell'illuminismo, è essenzialmente come utilizzarla ai fini del dominio integrale. E in questo senso, come afferma Horkheimer anche in un saggio coevo, intitolato Ragione e autoconservazione, si può dire che la razionalità, che è stata definita dal Borghese, il cui prototipo per i francofortesi è niente meno che Odisseo, l'eroe illuminato del racconto omerico, stanti le accezioni ampliate di concetti come borghesia, illuminismo e fino anche modernità che essi propongono. Quindi la razionalità è stata definita dalla Borghese sempre attraverso il riferimento all'autoconservazione. Questo discorso generale, che per ragioni di tempo non è possibile approfondire ulteriormente, permea a mio avviso l'intera filosofia di Adorno e ne rappresenta per così dire una delle strutture portanti. E non a caso viene esplicitamente ripreso e sviluppato, oltre 20 anni dopo la dialettica dell'illuminismo, che appunto viene completato nel 1944, viene ripreso in quello che è senza dubbio il suo lavoro filosoficamente più importante e impegnativo, cioè la dialettica negativa del 1966. Qui infatti, ricollegandosi idealmente a quanto affermato nel libro scritto a quattro mani col collega e amico Horkheimer, qui infatti Adorno spiega che il principio dell'autoconservazione è invero la legge naturale di ogni vivente. E muovendo da questo, come da altri importanti rilievi che non posso citare uno per uno, si spinge, o sembra spingersi a questo livello di analisi, si spinge a sostenere una concezione generale del rapporto umano col mondo di tipo naturalistico-strumentalista. Tutte le attività della specie, si legge infatti nella dialettica negativa, rinviano alla sua sopravvivenza fisica, per quanto, come nel caso delle cosiddette attività superiori dell'uomo, quelle cioè di tipo intellettuale o spirituale, esse, cito, possano ignorarlo, autonomizzarsi funzionalmente e svolgere la loro mansione ormai solo secondariamente. E in un altro brano, quanto mai significativo della stessa opera, egli afferma senza mezzi termini che il sistema concettuale, cito, nel quale lo spirito sovrano si illudeva di essersi trasfigurato, ha la sua preistoria nel pre-spirituale, nella vita animale della specie. Il sistema è il ventre divenuto spirito. E conclude questo passo Adorno con una frase molto importante ai fini del discorso che intendo svolgere, e cioè scrive: l'aspetto liberatorio di Nietzsche, vera svolta nel pensiero occidentale,
dai posteri soltanto usurpata, e qui è possibile ipotizzare che Adorno pensi in particolare al suo grande rivale Heidegger, come noto importante interprete di Nietzsche. Quindi l'aspetto liberatore di Nietzsche, che viene definito vera svolta nel pensiero occidentale, era lo spifferare misteri di questo genere. A quest'ultima frase, tornando ora indietro nella cronologia delle opere di Adorno, se ne può affiancare un'altra, dal segno e dalla portata analoghi, stavolta tratta dalla dialettica dell'illuminismo, quindi facciamo un salto indietro di oltre 20 anni, in cui si afferma senza mezzi termini che Nietzsche avrebbe compreso, cito, come pochi dopo Hegel, la dialettica dell'illuminismo. Tutto ciò sta a indicare che si deve proprio a Nietzsche, secondo Adorno, una comprensione per certi versi ineguagliata del fatto che ogni aspetto dell'esistenza umana, fin anche quello relativo alla necessità delle categorie, rimanda in fin dei conti all'impulso di autoconservazione, ed è quindi da concepire in termini puramente strumentali. Le stesse categorie della ragione, cioè, cito da uno studio di Jay Bernstein su questi aspetti della dialettica negativa, le stesse categorie della ragione sussistono al fine di poter dominare la natura. Ne emerge dunque, come dicevo, una visione di fondo che propongo di definire naturalistico-strumentalista, e per così dire vitalista, anche qui in un'accezione generale del termine, che scorge proprio in Nietzsche, non a caso definito come uno degli autori che accanto a Kant, Hegel, Marx e Freud hanno avuto una importanza determinante nello svolgimento del cammino di pensiero di Adorno, scorge proprio in Nietzsche il teorico più lucido e coerente, fino alle conseguenze più estreme di una tale linea di pensiero, come ad esempio, fra le conseguenze più estreme, l'idea che ogni valutazione inclusa la stessa distinzione tra verità ed errore corrisponda al bisogno vitale, questo in Nietzsche, corrisponda al bisogno vitale che ogni organismo percepisce a partire dal proprio orizzonte. Il modo in cui ogni essere afferma il proprio dominio sulla realtà circostante costituisce per Nietzsche, appunto, ribadisco, e cito dal libro su Nietzsche di Carlo Gentili, costituisce il modo in cui esso, l'organismo, interpreta la realtà. A interpretare è propriamente la volontà di potenza. A interpretare il mondo sono i nostri bisogni e i nostri istinti. Fine della citazione. Fin qui, dunque, quello che potremmo chiamare il tratto di verità del pensatore dinamico per eccellenza, l'espressione è di Adorno, Nietzsche. Quindi Nietzsche, pensatore dinamico per eccellenza, ossia la straordinaria capacità di Nietzsche, appunto, di far luce sul fatale intrecciarsi nella dialettica dell'illuminismo di razionalità e dominio. La sua capacità di leggere la storia del processo di civilizzazione occidentale e in particolare la nascita dei valori e delle norme sociali alla luce di un processo di predominio e di disciplinamento. La sua capacità di decifrare l'esistenza e smascherarne i presupposti nascosti, segreti, a volte perfino inconfessabili, come il fatto che la stessa società umana affondi le proprie radici nella violenza, ossia in meri rapporti di forza. Il punto però è che tutto questo per Adorno rappresenta sì un tratto, un aspetto o un momento di verità, ma niente più che questo. Per l'appunto, come dire, insisto su questo un tratto, alla luce di quello che ha detto all'inizio, sulla possibilità di individuare il cuore, da un certo punto di vista, del pensiero di Adorno, invece, nell'articolazione in due momenti. Ovvero, appunto, riallacciandomi a quanto detto in precedenza, questo tipo di lettura smascherante del reale non ci restituisce il vero nella sua interezza, nella interrelazione fra quelli che dal punto di vista dialettico di una teoria come quella critica della scuola di Francoforte sono interrelazione fra quelli che sono i due aspetti entrambi necessari e ineliminabili della vera e intera conoscenza. Per comprendere appieno questo aspetto della filosofia di Adorno occorre però soffermarsi rapidamente sulla sua concezione della conoscenza e della verità. In generale bisogna dire che Adorno si è sempre mostrato estremamente critico verso ogni concezione teorica, come ad esempio quella fenomenologica e quella neopositivista, per quanto poi esse, come ovvio, siano distanti, anzi addirittura opposte sotto molteplici punti di vista. Egli si è mostrato estremamente critico verso ogni concezione teorica tendente a rifugiarsi, per così dire, nella mera descrizione e spiegazione del reale, o addirittura nella presunta contemplazione della sua essenza.
Credo infatti si possa dire che, secondo Adorno, l'assetto di fondo del reale, per come esso sia storicamente consolidato, rappresenta una sorta di distorsione, se non addirittura perversione, di ciò che potremmo considerare una vera realtà, una realtà veramente degna di un uomo, come la definisce egli stesso. In base a tale assunto, allora, accontentarsi di un ideale di conoscenza come mera conformità alla realtà, o anche come ricerca del principio primo o dell'origine di quest'ultima, senza mettere criticamente in questione il cattivo divenire che di fatto ha condotto alla sua instaurazione, non significa altro che appiattirsi sul reale e conformarsi acriticamente a esso. Per questo motivo, la risposta di Adorno alla domanda sulla vera conoscenza fa riferimento a un'idea di filosofia intesa non come mera descrizione, spiegazione o contemplazione neutrale che si astiene dal prendere posizione nei confronti della realtà, ma al contrario come una autoriflessione critica che fra i suoi presupposti di fondo prevede anche un ripensamento del rapporto stesso teoria-prassi, qui è evidente come agisce l'influenza marxiana, e che dunque incorpora in sé fin dal principio delle istanze normative. Ciò emerge chiaramente risalendo ancora più all'indietro, fin dal primo scritto adorniano di una certa importanza, la produzione del 7 maggio 1931, L'attualità della filosofia, in cui egli, dopo aver chiarito che la filosofia si differenzia dalla scienza per il suo carattere essenzialmente interpretativo, spiega che la costruzione teorica della figura del reale segue immediatamente l'esigenza della sua trasformazione. Il materialismo, dice Adorno, ha definito questo rapporto fra teoria e prassi con un nome che ne attesta la provenienza filosofica, dialettica. L'interpretazione filosofica, dice ancora Adorno, è possibile solo in forma dialettica, ed essa non rimane sul piano soltanto teorico, ma al contempo, cito, costringe alla prassi. Nella concezione dialettico-interpretativa di Adorno, pertanto, teoria e prassi si intrecciano dialetticamente, e alla luce di ciò, ecco allora che in generale il suo interesse per la conoscenza, per la razionalità e la sua trasformazione, lungi dall'escluderlo, nasce proprio dall'interesse per la prassi emancipativa, cioè dalla convinzione di fondo che condizio sine qua non per l'emancipazione dell'uomo nella società sia innanzitutto la sua capacità, contro il predominio del pensiero identificante, di spezzare quello che egli chiamava l'accecamento. Facendo riferimento in maniera un po' più specifica al concetto di verità, possiamo dire che sulla base di quanto osservato fino a, visto che ho preso le mosse dall'idea del contenuto di verità del non vero, quindi facendo riferimento al concetto di verità, possiamo dire che sulla base di quanto osservato finora, appare ancora una volta chiaro come il modello adorniano di verità, sempre concepita come oggettiva e non plausibile, di contro a ogni relativismo, come il modello non possa essere quello della mera conformità e conformazione al reale, assunto come termine di riferimento ultimo e immutabile. Solo nella realtà, e non mediante un suo mero resoconto intellettuale, scrive Adorno, si potrebbe andare al di là della falsa opinione, ovvero in direzione della verità, aggiungendo che pertanto la verità non è solo la coscienza razionale, ma anche la sua configurazione nella realtà. E ancora aggiungendo che la verità non ha alcun altro luogo che la volontà di resistere alla menzogna del reale, e che c'è solo un'espressione per la verità, il pensiero che nega l'ingiustizia. D'altra parte, tutto ciò che potremmo genericamente chiamare il momento critico del filosofo adorniano va ancora affiancato il momento utopico, che costituisce un altro tratto costitutivo e irrinunciabile della sua concezione del conoscere e della verità. Per Adorno, infatti, cito, l'utopia è quella della verità intera, la sola che sarebbe ancora da realizzare. E ciò va in qualche modo a sfociare nell'enfasi posta da Adorno sull'idea, ma forse sarebbe meglio dire sul senso, non trattandosi qui di un momento esclusivamente razionale, ma al contrario di qualcosa che va a fungere da correttivo per una razionalità incapace di aprirsi alla concettuale, al proprio altro, quindi l'enfasi posta da Adorno sull'idea della speranza. Una speranza che, cito, come si sottrae negandola alla realtà, è la sola figura in cui si manifesta la verità, al punto che senza di essa, questo lo scrive Adorno in minima moralia, senza di essa, la stessa idea della verità sarebbe difficilmente concepibile. Dunque, alla luce di queste rapide ma doverose precisazioni su questi temi in Adorno, torniamo ora al suo confronto con Nietzsche. Avevamo visto come il filosofo di Röcken fosse stato omaggiato da Adorno delle qualifiche, ripeto le citazioni di poco fa, di vera svolta nel pensiero occidentale e di autore che, come pochi altri, avrebbe colto la dialettica dell'illuminismo
effettivamente vigente nella storia della civiltà occidentale. In questo senso, avevo sottolineato come Adorno avesse scorto un tratto di verità in Nietzsche, consistente nella sua abilità nel comprendere l'inscindibile nesso che ha sempre legato insieme razionalità e dominio, illuminismo e violenza. Al tempo stesso, però, avevo anche anticipato quel che cercherò di argomentare meglio in quest'ultima parte di questo paragrafo della mia relazione, ossia che tutto ciò non fa della filosofia di Nietzsche, agli occhi di Adorno, una filosofia interamente vera. In estrema sintesi, il punto è che Adorno concepisce sì la realtà umana per come essa si è data storicamente sino a oggi, come una sorta di prosecuzione della natura con altri mezzi, di qui quel tema della seconda natura su cui avevo posto la domanda in precedenza. Una sorta di prosecuzione della natura con altri mezzi, come il trionfo di una natura seconda, non meno vincolante e asservente della prima. Dunque come una sorta di passaggio dalla coazione naturale alla costrizione sociale. Sotto questo punto di vista egli mostra di scorgere senz'altro una segreta, insospettabile ma anche perversa naturalità nelle relazioni e formazioni storico-sociali, e in questo senso si può legittimamente parlare anche di Adorno, così come in Nietzsche, sulla base di quei passi che ho citato in precedenza, di una concezione naturalistico-strumentalista di tutto ciò che è genericamente umano, cioè in continuità con tutto ciò che è meramente naturale. Tuttavia, come ho appena detto, se Adorno arriva a sostenere l'assoluta naturalità e strumentalità della società e fino anche della razionalità, per come esse si sono date finora nella storia, egli argomenta poi che, dati gli esiti catastrofici a cui ha approdato un siffatto corso della storia, certamente guidato dal dominio sulla natura, cito da Dialettica dell'Illuminismo, dominio sulla natura che avanza fino al dominio sugli uomini per finire in quello sulla natura interna, e esiti catastrofici come il fatto che, cito, il progresso dalla fionda alla bomba atomica non sia stato altro finora che una risata satanica, ossia non si sia dato ancora un vero progresso. Ecco, un pensiero che rivendichi per sé un autentico statuto critico-utopico non può certo accontentarsi di quello che abbiamo visto e detto finora. Infatti, per una teoria critica come quella francofortese, è chiaro che nessun dato di realtà può essere ipostatizzato e assunto come qualcosa di immutabile, pena la ricaduta in un atteggiamento di passività acritica e cieca obbedienza o sottomissione o adattamento all'esistente. Piuttosto bisogna essere sempre vigili e pronti a cogliere ogni stimolo presente nel reale per spronare il pensiero, la riflessione critica e soprattutto autocritica in vista di un possibile mutamento. Ovvero bisogna mantenere in sé la disponibilità ad aprirsi a una prospettiva diversa, la cui effettiva realizzabilità non viene mai data per scontata da Adorno, il quale anzi è noto come pensatore pessimista se non, tra virgolette, apocalittico, ma la cui effettiva realizzabilità viene comunque intesa come possibile. Tutto questo chiaramente condiziona anche il giudizio su Nietzsche, nel senso che presentando Nietzsche come loro ispiratore è un po' come se francofortesi si ponessero davanti a uno specchio che rinvia la loro propria immagine, ma come in ogni specchio si tratta di un'immagine rovesciata, identica e diversa a un tempo. A mio modo di vedere, quel che viene contestato al filosofo dello Zarathustra, in estrema sintesi, è l'assenza di un'autentica aspirazione emancipativa, cosa che chiaramente distingue la lettura di Adorno da quelle di autori come Deleuze o ancora più Battimo. Si tratta cioè del fatto di aver arrestato prematuramente il proprio acume critico, il che può sembrare anche paradossale nel caso di un filosofo radicale e ipercritico come Nietzsche. Quindi aver arrestato prematuramente il proprio acume critico senza seguirne fino in fondo l'impulso che inevitabilmente, per Adorno, dopo averlo portato a comprendere la dialettica dell'illuminismo scorgendone il rapporto ambiguo col potere, avrebbe dovuto condurlo a mettere drasticamente in questione tale rapporto, anziché ad accettarlo come un tratto costitutivo della realtà così come essa è. Credo che uno dei momenti in cui questo tipo di argomentazione emerge più chiaramente sia rappresentato dall'aforisma ricorso in appello di Minima Moralia, laddove Adorno sostiene da un lato che Nietzsche avrebbe formulato il più forte, quello che chiama il più forte argomento, non solo contro la teologia ma anche contro la metafisica, l'argomento cioè secondo cui molto spesso nella storia del pensiero occidentale la speranza è stata confusa con la verità, e secondo cui invece l'impossibilità di pensare, di vivere felici o anche soltanto di vivere senza un assoluto non dice nulla a favore della legittimità di quella idea.
Fino a questo punto, dunque, un pensiero come quello di Adorno, costitutivamente avverso a ogni fiducia cieca o credenza consolidata nell'esistenza di qualcosa come un assoluto o un significato dell'esistenza garantito una volta per tutte, fin qui procede senz'altro insieme a Nietzsche. Dall'altro lato, tuttavia, Adorno sottolinea come Nietzsche abbia anche insegnato l'amor fati, il tu devi amare il tuo destino, il che fa sorgere il dubbio, scrive, se ci sia più motivo di amare quel che ci capita, di affermare l'esistente per il semplice fatto che è, piuttosto che di ritenere vero quello che si spera. Forse, si domanda Adorno, cito, che lo stesso falso sillogismo che Nietzsche rimprovera al passaggio dalla speranza alla verità non conduce dall'esistenza degli stubborn facts, dei fatti bruti, al loro insediamento come valore supremo? Se Nietzsche relega nel manicomio la beatitudine che nasce da un'idea fissa, si potrebbe cercare nella prigione l'origine dell'amor fati. Colui che non vede e non ha più nient'altro da amare finisce per amare le mura e le inferriate. In entrambi i casi, prosegue Adorno, trionfa la stessa ignominia dell'adattamento, che per poter sopravvivere nell'orrore del mondo attribuisce realtà al desiderio e senso al controsenso della costrizione. Quel che emerge da questa concisa ma stringente argomentazione è l'idea dunque che tanto nel primo caso, l'ipostatizzazione di un senso pieno del mondo, assimilabile a una vera e propria bestemmia per Adorno nell'età di Auschwitz, quanto nel secondo caso, ossia la risoluta negazione di qualsiasi significato della vita, che alla fine sfocia paradossalmente in un cercare rifugio nella cieca sottomissione, la più completa insensatezza, sotto forma di amore per l'esistenza, anche se non soprattutto nei suoi momenti più terribili e sconcertanti, cito da Nietzsche, dal Crepuscolo dei Titoli, nei suoi problemi più oscuri e gravi. Quindi, tanto nel primo quanto nel secondo caso, si commette un fondamentale errore. Un errore squisitamente filosofico, di natura logico-dialettica, per così dire, consistente appunto nell'arresto anzitempo del movimento del pensiero. Arresto del pensiero di fronte a un che di fisso, identico o definitivo. Il senso assoluto nel primo caso, il non senso assoluto in Nietzsche. Senza rendersi conto che, dialetticamente appunto, ogni dato, ogni immediato, va mediato col suo altro e così nuovamente fluidificato nel processo del pensiero. Senza rendersi conto che ogni identità va smossa e sbloccata mediante il confronto con ciò che le è differente, o per usare un termine chiave di Adorno, con ciò che le è non identico. Scaturisce proprio da qui quella che è indubbiamente una delle cifre fondamentali di tutta la filosofia di Adorno, la sua apertura al possibile, fosse pure un possibile che è stato definito da uno studioso italiano che ha curato l'edizione italiana di varie opere di Adorno, cioè Stefano Petrucciani, un possibile sul margine del paradosso. E scaturisce da una tale inesausta vocazione dialettico-negativa che non intende lasciare alcun fenomeno o concetto a uno stato di non mediatezza, sinonimo in questo contesto di insufficiente criticità del pensare. Scaturisce da qui anche la famosa aspirazione adorniana a quella che alla fine della dialettica negativa si viene definita una filosofia solidale con la metafisica nell'attimo della sua caduta, ossia in un certo senso sospesa nella considerazione paradossale, ma appunto il paradosso è una delle cifre del pensiero di Adorno, per cui il trascendente c'è e non c'è, c'è e insieme non c'è. Il che, tra le altre cose, e sempre muovendoci sul piano del rapporto di Adorno con Nietzsche, implica una peculiare accettazione, ma al contempo un peculiare rifiuto di quello che chiama il nichilismo astratto, nel senso che la tesi della vita non ne avrebbe alcuno senso, implicitamente è implicito il termine senso, non avrebbe alcun senso, la tesi dei nichilisti, cioè, cito, come tesi positiva è folle, ma altrettanto falso il suo contrario. La proposizione che tutto è nulla, infatti, è vuota, così come lo è d'altra parte la parola essere, evocando la quale, dice Adorno, ci si illude di poter placare il proprio bisogno ontologico, cioè la necessità di rinvenire, nonostante tutto, un senso nella totalità dell'essente. È evidente in tutto ciò un riferimento polemico a filosofie come quelle di Heidegger. Ad ogni modo,
anche a prescindere da queste ultime considerazioni sulle conseguenze anti-nietzscheane dell'impostazione filosofica adorniana, ciò che conta ai fini del discorso che provo a svolgere qui è la critica decisa mossa da Adorno nel corso di tutto il suo cammino di pensiero a ogni tentativo di trasfigurare una determinata situazione o più in generale una certa condizione umana, interpretandola come necessità naturale e fatale. Come ha notato infatti il biografo di Adorno, Stefan Müller-Dohm, fin dai tempi del primo tentativo adorniano di abilitazione con un corposo manoscritto in cui si prendevano le mosse dalle filosofie popolari che all'epoca, cioè negli anni di Weimar appunto, siamo all'inizio degli anni 20 qui con questo lavoro adorniano, si prendevano le mosse da filosofie popolari che all'epoca avevano un certo seguito, centrate sulla categoria di inconscio. Bene, fin dai tempi di questo primo manoscritto, consegnato in lettura al suo relatore Hans Cornelius nel novembre del 27 e sul consiglio di questi, ritirato però dalla domanda di abilitazione nel gennaio del 28, ritirato perché, secondo quello che ci dice un altro storico della scuola di Francoforte, Rolf Biggershaus, questa tesi era, dice proprio Biggershaus, letteralmente incomprensibile, così apparve ai relatori di Adorno. Bene, fin dai tempi di quel primo tentativo di abilitazione, Adorno assunse una posizione radicalmente illuminista sui temi della natura, della ragione e della società che avrebbe conservato per tutta la vita. Già in questo lavoro giovanile, infatti, egli coniugava insieme filosofia, psicoanalisi e sociologia al fine di indicare nel cambiamento della condizione sociale attuale, nell'organizzazione delle situazioni del mondo materiale in modo fondamentalmente diverso e meno opprimente per il soggetto, il vero telos a cui doveva mirare la riflessione filosofica. A partire da questo risultato di impronta materialistica, scrive sempre il biografo di Adorno, ma che restava del tutto programmatico e incompleto a quest'epoca, nella mancata tesi di abilitazione passava quindi Adorno da temi prettamente gnosiologico epistemologici alla critica delle ideologie di quelle correnti organiciste e vitaliste della filosofia a lui contemporanea, della filosofia di quell'epoca, che si rifacevano tra le altre cose alle inquietanti forze derivanti da un accadere inconscio dei processi storici e sociali. Era in particolare nella politica imperialista e fascista, secondo il giovane Adorno, che si poteva riscontrare l'efficacia sociale di questi modelli ideologici, dei modelli di pensiero, cioè incentrati sulla succitata tendenza a trasfigurare una determinata situazione interpretandola come necessità naturale e fatale. E a questo proposito, nella dissertazione scriveva: la provenienza delle dottrine dell'inconscio storico dalla filosofia nietzscheana della potenza è comprovata dai fatti. Nella successiva filosofia di Spengler, che infatti proprio nella introduzione al tramonto dell'Occidente citava Goethe e Nietzsche come in qualche modo i suoi personaggi ai quali che lo avevano ispirato nella sua ricerca, nella successiva filosofia di Spengler viene ad espressione in modo esemplare il nesso esistente tra metafisica dell'inconscio, filosofia della potenza e del destino, situazione critica della società e attualità politica. Fin da questo momento, dunque, è dato rinvenire in Adorno una lettura di filosofie come quelle di Nietzsche e Spengler, sviluppata sullo sfondo di quella costellazione concettuale, potenza, destino, dominio, natura, società, già emersa nella nostra analisi facendo riferimento a dialettica dell'illuminismo, minima moralia e dialettica negativa. A questo punto vediamo quindi come Adorno, anche nel confronto con Spengler, con l'autore decisivo degli anni 20 Spengler, applichi uno schema interpretativo analogo a quello che abbiamo visto all'opera nella sua interpretazione di Nietzsche. Uno schema cioè vertente sul contenuto di verità di ciò che in definitiva, cioè a uno sguardo complessivo, si rivela però essere non vero. Allora, un primo elemento del quale è certamente il caso di tener conto, insieme a quelli precedentemente emersi, è rappresentato dal fatto che per poter anche solo ipotizzare una condizione differente da quella a lui contemporanea, come un pensiero genuinamente critico a suo giudizio inevitabilmente richiede, Adorno deve naturalmente confidare nella natura contingente e niente affatto necessaria o addirittura fatale o destinale della storia che ci ha condotti sino a questo punto. Pertanto, a suo giudizio, cito,
non è ozioso speculare se l'antagonismo originario della società umana, un tratto di storia naturale prolungato, sia stato ereditato come principio dello homo homini lupus o se sia sorto solo tesei. E ammesso che sia sorto, si sia scaturito dalla necessità di sopravvivenza della specie e non quasi contingentemente da arcaici atti d'arbitrio di presa del potere. In questo caso, però, cadrebbe la costruzione dello spirito universale. L'universale storico, la logica delle cose, non avrebbe avuto necessità di essere. Solo se fosse potuto andare diversamente, solo se la totalità, apparenza socialmente necessaria come ipostasi dell'universale estratto dai singoli uomini, viene spezzata quando pretende l'assolutezza, solo se avviene tutto ciò, la coscienza critica mantiene la libertà di pensare che un giorno possa andare diversamente. La teoria è in grado di spostare il peso in mano della necessità storica solo se questa viene riconosciuta come l'apparenza divenuta realtà, il condizionamento storico come metafisicamente casuale. Fine della citazione. Una tale enfasi sulla natura contingente, non necessaria, imprevedibile e trasformabile della storia segna però uno scarto, anzi decisamente un'opposizione, rispetto a concezioni come quella offerta da Spengler nel Il tramonto dell'Occidente. Come è noto infatti, qui si mira cito da Spengler, allo sviluppo di una filosofia della storia mondiale e di un corrispondente metodo di morfologia comparata, e si professa la fede in quella che Spengler stesso chiama una logica della storia, che reggerebbe il corso degli eventi al di là di tutto ciò che vi è di accidentale e di incalcolabile nei singoli avvenimenti. Dunque la fede in quella che viene ancora definita una struttura metafisica dell'umanità storica. Ciò, dunque, la presa di posizione critica nei confronti di una tale impostazione e in generale di tutte le impostazioni affini su questo punto a quella di Spengler, ciò emerge chiaramente dal saggio di Adorno Spengler dopo il tramonto, scritto tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40 e successivamente ripubblicato nel 1955 nella raccolta Prismi, con alcuni sporadici ma significativi cenni a quanto avvenuto in Germania negli anni 30-40, a ideale e terribile conferma e avveramento di alcune prognosi spengleriane formulate molti anni prima. Allora, per prima cosa è il caso di notare come lo stesso Adorno, all'inizio del saggio, ponga la questione della verità e non verità di Spengler, appunto esordito con l'idea del contenuto di verità del non vero. Adorno stesso esordisce ponendo la questione della verità e non verità di Spengler, ossia incentra la propria analisi di alcune parti del tramonto dell'Occidente sulla questione chiave che ci ha guidati finora. Senza scendere troppo nei particolari, ossia senza citare uno per uno gli aspetti dell'analisi spengleriana che Adorno ritiene calzanti se non addirittura profetici rispetto a certi sviluppi che il mondo ha subito dopo la pubblicazione del tramonto dell'Occidente, e senza prendere qui in considerazione le obiezioni generali che Adorno, come accennavo, muove a ogni tentativo di sviluppare filosofie della storia incentrate su un corso necessario degli eventi. Questo tipo di obiezione riguarda guida anzi il suo confronto critico con Hegel, che pure è autore di assoluto riferimento per Adorno, è parte del suo confronto critico con Heidegger. Dunque, senza soffermarmi su queste questioni, possiamo dire che quello che egli definisce l'effettivo elemento di verità della filosofia di Spengler consiste fondamentalmente nella capacità di avvedersi del duplice carattere dell'illuminismo, cioè del fatto che l'illuminismo sia al contempo manifestazione di razionalità ed espressione di nudi rapporti di potere. Per Adorno, cioè, Spengler si rivela superiore sia rispetto ai sostenitori delle scienze specialistiche, che, come noto, avanzarono numerose obiezioni di dilettantismo al filosofo del tramonto dell'Occidente, e obiezioni delle quali pure Adorno mostra di tener conto alla fine del suo saggio, ma Spengler si rivela superiore anche rispetto ad altri eminenti pensatori politici, e ciò grazie a quella che Adorno chiama l'esperienza della dialettica storica, della quale dialettica storica, peraltro, in nessun luogo Spengler fa il nome. Dunque vi è in qualche modo, per così dire, Adorno ritiene di individuare una capacità di Spengler di intuire qualcosa che pure non viene nominato esplicitamente, non viene tematizzato, rimane implicito nel discorso spengleriano.
Quest'ultimo, pertanto, avrebbe intuito meglio e più profondamente di altri come il corso della storia, dice Adorno, renda gli uomini dimentichi dell'idea e della realtà della loro libertà, cioè come esso sia consistito finora in una sorta di passaggio da un regno della necessità a un altro, da una condizione di eteronomia a un'altra, senza la prova a un'autentica dimensione di autonomia e libertà. L'interesse che guida la considerazione della storia umana da parte di Spengler, dice Adorno, è quello del dominio. Sulla sua misura, sul dominio, cioè, sono foggiate tutte quante le categorie interpretative. E così l'intero quadro della storia viene commisurato all'ideale del dominio. Con un potente effetto di smascheramento, secondo Adorno, rispetto all'inestricabile intreccio di ragione e potere che abbiamo precedentemente chiarito. Merito della fisionomica di Spengler, in maniera per molti versi analoga a quanto già visto a proposito della filosofia genealogica di Nietzsche, è per Adorno di cogliere il modo in cui la società organizzata in termini di dominio si conforma di fatto a totalità che non lasciano libertà alcuna al singolo. È così dimostrare come dietro l'illusoria libertà di una tale società si celi, cito, semplicemente l'universale dipendenza. Nessun dubbio che la sua filosofia faccia violenza al mondo, ammette Adorno, la sua di Spengler. Tuttavia, prosegue, si tratta della stessa violenza che viene fatta al mondo ogni giorno nella realtà, e che concezioni più ottimiste o edulcorate di quella spengleriana si lasciano sfuggire, con conseguenze fatali per la comprensione di quella che per i francofortesi rappresenta la reale e sotterranea logica della storia, una logica anche, ancorché illogica, cioè destinata a condurre infine a eventi come Auschwitz. Adorno è, come dire, il filosofo celebre fra le altre cose per la sentenza secondo cui dopo Auschwitz sarebbe impossibile scrivere poesie. Dunque Auschwitz, inteso da Adorno come momento storico cruciale del tipo solitamente riservato agli eventi messianici, seppur certo di un messianesimo alla rovescia, diabolico anziché divino. In definitiva, dunque, secondo Adorno, Spengler avrebbe posto in rilievo la naturalità della civiltà con un'energia che dovrebbe scuotere una volta per sempre la fiducia nella sua capacità di conciliazione, nella capacità di conciliazione della civiltà, cioè. Con una chiarezza che quasi non ha eguale, dice Adorno, ovvero esattamente come nel caso precedentemente analizzato di Nietzsche, cito, egli, Spengler, ha dimostrato come la naturalità della civiltà incessantemente torni a sospingere verso il tramonto e come la civiltà stessa, in quanto forma e ordine, sia asservita al cieco dominio, che in una crisi permanente prepara il destino a se stesso e alle sue vittime insieme. Ciò che è civiltà reca il segno della morte. Il volerlo negare, dice Adorno, ci lascerebbe inermi di fronte a Spengler, il quale sui segreti della civiltà si è espresso con chiarezza, su questo tipo di segreti della civiltà si è espresso con chiarezza, proprio come Nietzsche in precedenza. Tuttavia, agli occhi di Adorno, questo stesso elemento di verità, lo chiama lui stesso elemento di verità del tramonto dell'Occidente, viene a capovolgersi dialetticamente nel suo opposto, ossia nel momento di falsità o non verità della filosofia di Spengler, nel momento in cui questi non si mostra capace di elevarsi al di sopra del principio del dominio e, al contrario, ipostatizza questo stesso principio, coniugando, lo ipostatizza a motore di una storia concepita per principio come immutabile nella sua essenza. In tal modo, infatti, il punto di vista di Spengler da critico, e quindi, fra virgolette, vero per Adorno, che è rappresentante appunto di una corrente filosofica che si chiama teoria critica, non a caso, da critico diventa ideologico, dunque non vero, ossia complice del dominio e incapace di sporgersi al di là di esso per intravedere gli ancorché labili barlumi della possibilità dell'altro dall'esistente. Non c'è dubbio, infatti, che Spengler, nel tramonto dell'Occidente, si riveli essere, cito, capace del più acuto discernimento ogni volta che si tratta di riconoscere delle potenzialità di dominio nei fenomeni e nei rapporti umani. Al contempo, però, dice Adorno, la sua affinità elettiva con esso, cioè col dominio, gli intorbida lo sguardo con il velo dell'odio non appena egli riscontri delle tendenze che vadano di là dalla storia quale sinora si è data, dalla storia dei rapporti di dominio. A questo proposito,
Adorno non esita a servirsi di espressioni molto forti, parlando esplicitamente in riferimento a Spengler di, cito queste espressioni, simpatia che va ai dominatori, gioia non dissimulata allo spettacolo dei reali sacrifici umani, tendenza a schierarsi senza indugi dalla parte dei battaglioni dei più forti. E ancora, imputazione metafisica all'uomo massa per l'ignominia che gli viene storicamente arrecata, laddove Adorno, pur essendo parimenti uno strenuo critico della cosiddetta civiltà di massa, ribadisce sempre che gli uomini massificati, come ad esempio i consumatori di cultura manipolati dall'industria culturale, e di vedere in particolare tutti gli ascoltatori di popular music in questa condizione miserabile, diciamo, Adorno ribadisce sempre che queste persone, più che colpevoli, sono essenzialmente vittime. E ancora Adorno parla apertamente di verdetto di Spengler contro la cultura, che nel suo carattere indifferenziato, nel senso che secondo Adorno tale verdetto andrebbe a colpire tanto la cultura ufficiale e l'arte massificata, quanto il radicalismo delle avanguardie, del quale invece Adorno fu uno dei più strenui difensori. Questo verdetto collima esattamente con l'atteggiamento dei detentori del potere negli stati dittatoriali, che disprezzano le proprie menzogne, odiano la verità e possono dormire sonni tranquilli soltanto se nessuno osa più sognare. Parla ancora di furore che afferra Spengler ogni volta che dall'analisi del corso della storia si leva la voce dell'impotenza, nonostante egli, sulla base della sua glorificazione positivistica e insieme paradossalmente metafisica del dato di fatto, nonostante egli non abbia nulla da contrapporle, se non appunto che è irrimediabilmente impotente. Infine parla Adorno di atteggiamento da procuratore dei forti, di astio verso qualsiasi concezione che, cito, vorrebbe che il mondo fosse diverso da quel che è, e persino di entrata al servizio della filosofia del potere. Spengler, chiosa Adorno, si sente sicuro del fatto suo nell'attribuire alle vittime la colpa, sulla base di una spiegazione di natura fatalistica, la colpa per la condizione in cui versano, al pari di, cito, un boia che dopo che i giudici hanno pronunciato la loro sentenza. Che abbiamo visto Spengler accostato al boia, ai dittatori, ai detentori del potere negli stati dittatoriali, a colui che si compiace nell'osservare da mero spettatore a distanza i massacri che hanno luogo nella storia, che è oggetto dell'analisi morfologica di Spengler, appunto. È bene avvertire però che si fraintenderebbe profondamente il discorso di Adorno qualora si intendesse tutto ciò come una mera reprimenda di tipo moralistico ai danni dell'immoralista Spengler, così come prima ai danni dell'immoralista Nietzsche. Il filosofo di Francoforte, infatti, è assolutamente consapevole del fatto che una critica di quest'ultimo tipo sarebbe destinata a fallire, a rimanere impotente, a restare al di sotto del livello raggiunto da Spengler, nella sua impietosa, certo, ma comunque lucida comprensione delle tendenze predominanti nel mondo reale. Ci vuole altro, secondo Adorno, per spezzare il cerchio magico della morfologia spengleriana, che semplicemente diffamare la barbarie e confidare nella salute della civiltà. Piuttosto, come prevede proprio il piano della dialettica dell'illuminismo, si deve cogliere l'elemento di barbarie che pervade la stessa civiltà. Bisogna osare sfidare l'idea di civiltà, non meno che la realtà della barbarie. Dunque, visto che appunto è stato avvertito, che il tempo è poco, vedo di saltare alcuni passaggi in cui cercavo di argomentare, ci si deve anche adattare le circostanze, quindi però devo saltare alcuni passaggi su cui appunto insistevo come le ragioni per cui Adorno, alla base della contestazione adorniana, non siano di tipo tra virgolette moralistico, ma appunto logico-dialettiche, diciamo, dunque salto tutti questi passaggi anche piuttosto lunghi e complessi, così mi avvio a concludere. Dunque, le conseguenze dell'impostazione adorniana, che conduce appunto a questo rapporto ambivalente, diciamo, con Nietzsche e Spengler, sono vaste, profonde e importanti per tutti gli ambiti della riflessione adorniana. Sì, salto anche questo perché presuppone quello che avrei dovuto dire prima sul rapporto fra identità e non identità. E, dunque,
Sì, scusate, ma devo cercare di orientarmi e di passare avanti, di saltare un po' di cose. Ad ogni modo, dunque, il discorso di Adorno quindi finisce con di Spengler, finisce con lo smarrire quelle determinazioni che, come abbiamo visto, lo avevano reso interessante agli occhi del teorico della dialettica dell'illuminismo. E finisce questo discorso col tradire un pervicace attaccamento al mito, se non addirittura, ad esempio, in talune formulazioni sui presunti rapporti fra fenomeni cosmico-universali ed eventi bellici, uno scivolamento, dice Adorno, nella superstizione astrologica. Indice di tutto ciò è soprattutto il concetto chiave di destino e il fatto che dietro a un tale concetto astratto Spengler faccia sparire quelle che per Adorno sono invece le dinamiche concrete che muovono la storia, o meglio, che hanno mosso la storia finora, lo ribadisco sempre perché è da un certo punto di vista il punto elementare ma decisivo, che hanno mosso la storia finora ma delle quali l'umanità ha altresì bisogno di emanciparsi. Scrive infatti Adorno: la lotta dell'uomo con la natura, che produce la tendenza al dominio della natura, che a sua volta si protrae nel dominio degli uomini da parte di altri uomini, non entra nella visuale del tramonto dell'Occidente. Spengler non vede quanto la fatalità storica, sulla quale si appunta tutta quanta la sua considerazione, discenda dal fatto che l'uomo è costretto a fare i conti con la natura. La natura con cui gli uomini hanno da fare i conti nella storia viene accantonata dalla filosofia di Spengler con gesto sovrano. In compenso la storia stessa si trasforma in una seconda natura, cieca, senza via d'uscita e fatale come soltanto può esserlo la vita vegetale. Quel che si può chiamare libertà dell'uomo si costituisce unicamente nei tentativi umani di spezzare la costrizione della natura. Se questa costrizione è ignorata, se si fa del mondo una mera costrizione del costrizione, ma qui non so se ci sia un refuso, sia costruzione del puro essere umano, in tale panumanità della storia la libertà va perduta. Essa si dispiega soltanto nella resistenza a ciò che esiste. La civiltà non significa, come in Spengler, la vita delle anime collettive che si dispiegano, ma scaturisce nella lotta degli uomini per le condizioni della loro riproduzione. Perciò la civiltà, concludo la citazione, contiene un elemento di contraddizione alla cieca necessità, la volontà che consiste nella volontà di determinare se stessi in base alla conoscenza. Il destino di cui parla Spengler, dunque, è in realtà la perpetua riproduzione della colpa degli uomini verso gli uomini. Nel concetto di destino, che sottopone l'uomo stesso a un cieco dominio, si riflette il dominio che gli uomini esercitano sia sulla natura che su se stessi. Cosicché, dice Adorno, ogni volta che Spengler parla di destino non si tratta d'altro, a ben vedere, che di una cosa molto meno cosmico-destinale e molto più, per riprendere un'espressione nicciana, umana troppo umana. Ovvero, dice Adorno, si tratta dell'assoggettamento di un gruppo di uomini ad opera di altri. In questo senso, la presunta inevitabilità del destino è in realtà definita dal dominio e dall'ingiustizia in quanto tali. Ed è proprio questo che, cito, nasconde l'ordine del mondo di Spengler. In tal modo, come già detto, Spengler da potenziale pensatore critico diventa assolutamente ideologico, ovvero smarisce il contenuto di verità parziale che la sua teoria possedeva, andando a sfociare nella falsità e anzi finendo col fare, cito, della negazione della verità la verità. Concludo, ultimo capoverso della mia relazione. Nelle ultime battute del saggio, allora, Adorno propone di tenere testa al tramonto dell'Occidente, non rifugiandosi nella mera critica specialistica all'outsider Spengler, né riaffermando contro di lui fiduciosamente, ma in definitiva anche ingenuamente, il valore della civiltà, bensì assumendo una prospettiva filosofica differente. Una prospettiva cioè mirante, cito, a eliminare storicamente il punto di vista della storia reale, che non è storia ma cattiva natura. Prima ho ricordato l'espressione seconda natura. È mirante a realizzare lo storicamente possibile, che Spengler chiama impossibile perché non è ancora stato realizzato. Ciò, aggiunge Adorno, implica certamente più la fede nel progresso continuo che nella sopravvivenza della civiltà per ciò che essa è stata finora. Ma soprattutto ciò implica che si presti attenzione a un elemento che è completamente sfuggito a quello che egli stesso chiama lo sguardo attento di Spengler, ossia alle forze che si rendono libere nella decadenza. Conclude dunque Adorno, con toni e argomenti che risultano affini, se vogliamo, a quelli del suo collega e amico Walter Benjamin, delle celebri tesi di filosofia della storia. Concludo citando appunto un passo dal saggio Spengler dopo il tramonto:
Nel mondo della vita violenta e repressa, la decadenza che rifiuta di seguire questa vita, la sua civiltà, la sua rozzezza ed elevatezza, costituisce il rifugio del meglio. I deboli, gli impotenti che la storia ha gettato in un canto e annientato, secondo il verdetto di Spengler, personificano negativamente, nella negatività di tale civiltà, ciò che promette, sia pur debolmente, di spezzarne l'imperio e di metter fine all'orrore della preistoria, dove preistoria forgeschichte è ovviamente inteso con un'eco marxiana, no? Come ciò che precede l'avvento di una storia in senso pieno. Nella loro protesta vi è l'unica speranza che destino e potere non abbiano l'ultima parola, come invece secondo Adorno accadrebbe in Nietzsche e Spengler. Contro il tramonto dell'Occidente non sta la civiltà risorta, ma l'utopia che muta l'interrogativa e racchiusa nell'immagine della civiltà che tramonta. Grazie.